Buonasera a tutti e benvenuti. Tornare alla cultura con la presentazione di un libro, so che nei giorni scorsi ce n'è stato un altro in biblioteca, a cui purtroppo non ho potuto partecipare e me ne dispiace. È sicuramente di buon auspicio per un augurio di ritorno alla normalità. È quello che ci auguriamo a tutti. Le campagne sono dalla nostra parte. Va bene, prima di iniziare, credo sia giusto dare la parola al sindaco del nostro paese per dire qualcosa su queste manifestazioni, sulla presentazione di questo libro e anche magari su Domenico Turchi. Grazie. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a nome dell'amministrazione comunale e del comitato di gestione della nostra biblioteca comunale che patrocina l'evento di questa sera. L'auspicio insomma, del dottor Troilo circa il ricominciare con la cultura è senz'altro significativo, in quanto come amministrazione abbiamo voluto fortemente, nel rispetto delle normative statali e regionali volte a prevenire la diffusione del coronavirus, riprendere anche in maniera importante tutte le manifestazioni culturali che da sempre hanno caratterizzato la vita del nostro paese. L'abbiamo fatto, come diceva Dante, la scorsa settimana in sala consiliare, non in biblioteca, con la presentazione di un libro su un personaggio della cultura abruzzese, di Farafiro Rumpetri, un musicista, direttore d'orchestra, e oggi sono ben lieto, insomma, di salutare, ecco qua, fare un saluto istituzionale alla presentazione di un libro di un personaggio a noi tutti caro, che è Domenico Turchi. Io dico il mio quasi secondo papà, poi spiegheremo le ragioni perché purtroppo ci confondono sempre con altro, allora io andrò a chiedere pure a lui le cose, tuo figlio mi deve aggiustare la strada oppure mi deve rimettere la lampadina. Lui fa le promesse al posto mio, infatti trovo sempre la gente che mi dice guarda sono contento che mi hai promesso questo e quest'altro, poi alla fine non prometto niente, è sempre Angelo che fa la politica per conto mio. No, sono contento comunque di presentare questo libro di cui ho visto il parto, la genesi, perché Angelo durante il lockdown mi informava sempre, abbiamo scritto un nuovo capitolo, abbiamo fatto questo, l'abbiamo presentato e diciamo è significativo pure il tema del libro, perché a parte tutto io ho letto una bellissima recensione che ti ha fatto un artista di Salerno, dove ti diceva di tornare alla dolcezza. Io invece dico torniamo alla tenerezza, io dico invece torniamo alla purezza, torniamo alla normalità.
perché forse il lockdown ci ha insegnato una cosa, le cose importanti nella vita sono gli affetti, principalmente la semplicità e anche il ritorno a quella lentezza che dovrebbe portarci in un periodo di crisi, che dico sempre una crisi antropologica, perché di fatto guardiamo sempre gli altri in maniera utilitaristica, a riconsiderare l'altro con occhi diversi, con quella humanitas, diciamo, di che Terenzio, non Terenzio del Conrad, ma Terenzio il poeta latino, più volte sottolineava. E Domenico l'ha fatto in questo libro, perché proprio ripercorre sì, la sua esperienza di vita, ma soprattutto dà importanza a tematiche che molto spesso banali, scontate, che però poi costituiscono l'ABC del nostro vivere individuale e del nostro vivere sociale. E quindi il tema della famiglia, il tema della scuola, della formazione, il tema della semplicità. Guardate, tornare a parlare di semplicità io credo sia un qualcosa di straordinario, perché siamo veramente sempre presi dalla frenesia, dal voler produrre, dal voler raggiungere. E quindi il tema della semplicità in questo preciso momento storico, con questo libro, io penso che ci debba far riflettere sostanzialmente su quello che siamo diventati oggi, su come migliorarci e su dove voler arrivare. Non aggiungo altro, perché poi sicuramente sia Borea, che saluto, insieme a dottor Troilo, Angelo, che ci accompagnerà pure con qualche... No, oggi non ci accompagni, vabbè, saranno più bravi di me a... Si è rifiutato, ne terremo conto. Quindi non aggiungo altro e passo la parola a Dante, agli ospiti e a Domenico. La notte del Sabato Santo, mentre papà e nonno dormivano russando, nonna e mamma finivano di cuocere sotto il coppo il fiatone dolce. Giudicato buono il fiadone quanto sarcapava. Si formavano due strati, spugnoso sopra per metà e sotto a mo' di budino, sapore unico. La mattina presto, mentre papà governava le mucche, l'asino, le pecore, i maiali, caso eccezionale per la mattina di Pasqua, passava anche le granaglie al pollame, nonna iniziava il ragù col gallo e spianava la panetta delle sagne. Mamma sistemava gli abiti per la festa, stirava, scopettava le giacche, lucidava le scarpe di tutti. Mentre papà si sbarbava e lavava, mamma metteva sul letto i vestiti di papà, seguendo un ordine preciso. Così voleva il capo. Cappello, giacca e camicia, poi sotto mutante e pantaloni, couturne, e ai piedi del letto ormai le scarpe a punta lucide. Mamma si curava di me, il suo capolavoro, un'ultima inzuppata di brillantine a lunetti sui miei capelli nerissimi. Papà ci passava a fianco e sulla soglia della porta mamma lo bloccava e con la scopetta dava gli ultimi ritocchi al vestito del suo bel marito. Nel frattempo papà rotolava la sua ennesima sigaretta, ma va... Papà leccava la cartina piena di tabacco, accendeva la sigaretta e partiva senza girarsi. Ogni volta dovevo correre per raggiungerlo. Attaccavo la mia mano alla sua, stringeva forte e senza guardarmi, partivamo verso il paese. Lui profumava di saponetta palmolive e odorava di trinciato forte. Non ricordo un dialogo tra noi. Incontrava gli amici e parlavano del tempo, del lavoro. Si lamentavano e ridevano. Qualche suo amico mi notava. Uè, ti sei fatto grosso. Come di chi? Che classe fai? Rispondeva papà. Si chiama Mink, come lo nonno. Fa la prima. È carne che cresce. Andavamo a messa e poi alla cantina con i suoi amici. Bevevamo vino d'imbicciatore, un grossista di pene d'archi, con una gassosa. A me comprava un bicchiere di spuma.
si congedava dagli amici alticci e mi ordinava, mi raccomando, saluta. Prendevamo la strada del ritorno, mi prendeva la mano per appoggiarsi, cosciente della sua camminata traballante. All'altezza della cappella di Sant'Antonio mi faceva partecipe di un suo pensiero. Speriamo che mamma ti preparata a magnà, caso no, me te fa, oggi è Pasqua. E tenendo in equilibrio, papà gustava col pensiero il ragù e le sagne di nonna e il fiadone dolce di mamma. Ho voluto cominciare con la lettura di questo racconto, ritornando all'augurio iniziale, perché in ognuno di noi c'è la voglia di risorgere. E quale inizio migliore che iniziare con una Pasqua di resurrezione? La mia vita è un mosaico, è il primo libro di Domenico Turchi. Ed è in quelli che lo hanno letto, per quelli che lo hanno letto, per i tanti che lo leggeranno ancora, un insieme di tanti tasselli di una esistenza, più o meno colorati, ma è soprattutto il ricordo, l'espressione di un modo di vivere, di un modo di concepire la vita. Domenico, a cui mi unisce parte del codice genetico, suo padre e mia madre erano fratello e sorella, oltre che i nonni materni, la nostra infanzia, con un mondo povero pur felice, è per me fondamentalmente un cantastorie, che però non canta, né suona. Lui ha sostituito il canto con la parola detta e la musica con i gesti. Ha raccontato dietro i sipari che improvvisamente si aprivano e sui tantissimi palcoscenici calcati in preziositi da una scenografia nuda ed essenziale, un mondo prezioso e indimenticabile che però oggi non esiste più. Lo ha fatto con numerosissimi spettacoli che voi conoscete, e lo ha fatto soprattutto per non disperdere la memoria di quel mondo. Oggi lo fa con questo suo primo libro. Nell'esergo dell'Arminuta, il famoso romanzo che tutti conoscete di Donatella di Pietrantonio, è riportato un pezzo di Elsa Morante che recita così: ancora oggi, in certo modo, io sono rimasta ferma a quella fanciullezza estate, intorno a cui la mia anima ha continuato a girare e a battere senza tregua, come un insetto intorno ad una lampada accecante. E allora mi viene spontaneo chiedere a Domenico, a proposito di questa infanzia, di questo insetto che gira intorno alla lampada accecante, e così anche per te, e perché ti sei deciso a scrivere questo libro? È meno poetico di quello che... Io mi sono deciso a scrivere perché Angelo, con lockdown, pericolo di morire, e un giorno mi fa: guarda, pensando che io potessi, facciamo le cose, devi scrivere adesso, perché che ci lasci, solo i debiti. E per questo mi sono impegnato a scrivere. La scrittura è venuta da Natale fino al 20 marzo, che ho consegnato i racconti a lui. E poi lui tecnicamente, cioè se non c'era Angelo, questo libro non è esistito, cioè la scrittura è l'ultima cosa, mi sono accorto. Però non mi ricordo quello che... perché è una certa età, l'Alzheimer. L'infanzia. L'infanzia è questa qua. Come funzionava questa famiglia? Il rigore che c'era, però era tutto con dolcezza,
la cura che mamma aveva, perché lei era cittadina, che non era di estrazione contadina, ci teneva ad apparire, e quindi il figlio deve essere bello, pettinato, brillantato, e così anche il marito, così anche nonna. Ognuno doveva avere una dignità anche nel vestire. Papà comincia a uscire fuori da questo racconto, che era così, non era così crudele come può apparire, era di una dolcezza infinita, anche una persona molto equilibrata, però aveva questo ruolo di capo famiglia, un duro, un rustico, poche parole con il figlio, pochissime parole con il figlio. E la moglie già sapeva, senza parole, come doveva curarlo, come doveva curarsi del marito. Però andiamo avanti, perché già mi comincio una certa emozione. Ok. Adesso passiamo alla seconda lettura. Abbiamo con noi un attore oramai affermato, Peppe Borea, chiamato da tutti X Borea, che ci leggerà il racconto dal titolo Mia nonna. Mia nonna era del 1900 e, come diceva lei sodolucente. Era analfabeta, ma pregava in latino, vestiva con la gonna e la caviglia, mi prendeva per mano e a un tratto si fermava, sostava ispirata e alla ripartenza lasciava una pozzanghera fumante. Era in pace con tutti, sorrideva sempre in pubblico, piangeva sempre di nascosto, amava il suo uomo meraviglioso che accarezzava con gli occhi e con lui condivideva tutti i lavori. Era una chioccia per i figli e per i nipoti, non faceva mai mancare un suo aiuto per chi ne aveva bisogno. Cucinava per noi e per chi era di passaggio, aveva cura di tutti gli animali senza fare distinzioni tra una gallina per un uovo e una mucca che arava. Mai fatto uno shampoo, ma usava olio e pettinessa per i suoi capelli d'argento. I miei cugini grandi la chiamavano Regina e lei rispondeva con un nascosto sorriso. Quando sentì che il Signore la stava chiamando, si preoccupò che tutti i componenti della famiglia fossero in pace tra loro. Poi si mise a letto e mi disse: è arrivata l'ora. E con un sorriso se ne andò dal Signore. Tra un po' sarà l'8 marzo. Auguri, Regina. Quando ho avuto il libro di Domenico tra le mani, sono stato, credo, uno dei primi, però non me lo sono fatto regalare, perché gli ho detto che il primo libro non va mai regalato per scaramanzia. E l'ho letto in poco più di 2 ore, anche con la pausa di un caffè. E ho sentito l'urgenza di scrivere una mia impressione, una recensione, e mi sono affidato ai canali di Facebook per mandarglielo. Dal racconto che avete ascoltato si intravede quel mondo di cui parlavamo prima, e in questa mia recensione scrivo: che mondo straordinario quello degli umili, un mondo semplice, povero, schietto, vero, religioso e solidale. Nessuna ipocrisia, nessuna falsità, nessuna furbizia o cattiveria, nessuna ostentazione. E poi quanto amore. Scrive lui: il presepe eravamo noi, per stelle guardavamo il cielo. Sulla soglia mamma bloccava papà e con la scopetta dava gli ultimi ritocchi al vestito del suo bel marito. Mi raccomando, stai attento, ripete spesso Maria. Questo è il mio bilancio, aver vissuto sulle stelle e nelle stalle,
senza notare alcuna differenza, sempre, solo un nascosto orgoglio per non disturbare. Bruno Voglino, nel programma Rai 3 New del 1999, New sta per Giovani Nuovi Unici, ti definisce un antropologo comico. Più volte mi sono cimentato per cercare di capire questa espressione. Poi ho deciso, glielo chiederò, quindi questa sera te lo chiedo. Perché antropologo comico? È arrivata l'ora. Sì, perché alla presentazione del... Bisogna un antefatto, che lui fu il presidente del Cabaret Amore Mio, che era una rassegna, in pratica era il Sanremo dei comici che si faceva a Grottammare. E con me c'era anche Riccardo Picone, c'erano tanti di quei comici. Però lui mi assegnò, il primo imitatore del Bagallino, Sandro Vigliano, che stava nella giuria, mi raccontò quello che era successo là dentro. Figari e Picone avevano già la gente, così c'aveva Antonello Costa e gli altri. Io ero una pecora sciolta. E Bruno Vallino si incapunì, come si dice, che se non vince domenica io non esco fuori alla premiazione. Al che poi decisero di fare un ex equo. Figari e Picone è Domenico Turi, immaginate. Ancora sempre il Bruno Vallino, quando uscì fuori ci venne a trovare dietro il palco, io gli ho chiesto: ma come avete fatto a capirmi? Lui mi fa: guarda, tu conosci l'inglese? Ma a livello scolastico. Ascolti le canzoni di Beatles, certo, e l'emozione ti arriva, certo. Così per noi questa sera la tua lingua ci ha fatto emozionare, perché è musica. Io per questo mi emoziono pure. Non mi sono mai vergognato di portare il nostro dialetto anche arcaico, e l'ho portato per tutta Italia, anche una tournée anche in Belgio che Claudio Pazienza organizzò perché non mi aveva pagato il film, e come premio mi fece fare cinque giornate da Anversa. Sì, tra l'altro, tutti i compensi delle serate abbiamo mangiato a cena con Fernando. Però torniamo antropologo comico. Alla presentazione di New della trasmissione c'era la Vinci Guerra, se vi ricordate, era quella giornalista che Teo Teopoli imitava, la risata strana. Eravamo tutti schierati con Bruno al centro. Lei chiedeva, dice, ma quel signore, perché io ero 15 anni, avevo 15 anni, allora adesso ce n'ho di più, 15 anni più degli altri. Ma quel signore, e Bruno, ma un momento, né, alla fine, né, e ancora insistere lei, ma chi è quel signore? Alla fine lui disse, guarda, Domenico non è un cabarettista. Allora la Vinci Guerra, sono, come dire, che ci fa qua. Invece lui aggiunse, lui è un antropologo comico, e io da allora mi sono preso questa etichetta che lui mi ha dato e me ne vanto di questo, antropologo comico. Non sono un cantastorie, ma sono un contastorie, dal conto al racconto. È tutto parte dall'elementare che è la prossima lettura. Stare tra amici è sempre un po' ingessante. La scuola elementare in campagna a Valloni era una stanza in affitto senza finestra. Per dare luce dovevamo rimanere con la porta aperta. Eravamo più di 30 e ogni anno aumentava il numero tra i nuovi e i bocciati. Ci fu qualcuno che fece 7 anni la prima, dimenticato dalle maestre
non rifocillate con farina, uova, olio e polli dai genitori. All'inizio della mia quinta elementare, il maestro Don Vincenzo Bozzi disse a mio padre: mandalo da me al paese a fare sta quinta, va. Fu così che mi ritrovai, timido ragazzo di campagna, in una classe di ragazzi cittadini. Il maestro fece di tutto per farmi accettare e ambientare. Disse che Gessopalena si estendeva per 3.500 ettari di terra, con una popolazione di 3.500 abitanti. Quindi vi tocca un ettaro a testa. A chi non ce l'ha, ve lo può prestare Domenico. Il sabato faceva una lettura interpretativa di un capitolo dei Promessi Sposi, la scintilla per innamorarmi del teatro, una passione mai passata. L'anno dopo, papà mi mandò alle medie, cosa che non fece con mia sorella, 4 anni più grande di me. Ricordo che per un giorno intero papà discusse con mamma alle mezzune, una campagna con un forte pendio. Il verdetto fu: niente avviamento o medie per Maria. Mia sorella era una bellissima ragazza, papà ne era geloso e si giustificò dicendo: Felice, non lo vedi che a Maria ha cresciuto gialupette? Erano le elementari del Mozart. Che bellissima espressione. Felice, felice. Però posso aggiungere? A me, che la signora Agnese disse a mamma di mandarmi in una scuola umanistica, cioè magistrale o liceo. Però papà mi mandò a casa. E chi chiedeva? Cioè, a me gli fa male la posta. In effetti era vero, avevo il mal d'auto che tu sei qualcosa, tutto vero. Questa espressione finale è bellissima, stavo dicendo prima, Felice non vide che la Maria gli ha cresciuto il rupetto. Non erano lontani allora il 68, nei primi movimenti per la liberazione e la pari dignità della donna. Ma nel nostro mondo queste erano cose ancora più lontane da venire. La donna era vista come giovane sposa, giovane madre, custode della casa e della famiglia, educatrice dei figli. Al resto pensava la scuola. E in nome della crescita che la scuola comportava in ognuno di noi, i maestri e le maestre erano profondamente rispettati, e guai se qualcuno di noi osava alzare la voce o dire qualcosa contro un maestro o una maestra. Erano tempi sicuramente molto diversi da quelli di adesso. E per me la scuola è qualcosa che mi ha amato tantissimo. Stessa cosa penso sia stato per Domenico. E adesso mi viene da chiedergli che cosa è stata la scuola per lui. Che ricordi hai? Ricordi, passo alle medie, o rimaniamo all'elementare. È stato molto, molto importante. Cioè, la considerazione che avevano di noi, che sono capo dei campagni, e la scuola era già qualcosa per ridimersi, per tornare un po'. Un riscatto sociale. E la scuola con gli extraterrestri com'è andata? Chiedo marziano. Sì, in effetti il mio bisnonno si chiama Marziale, però il dialetto era marziale, quindi io l'ho considerato un extraterrestre. E lo ero. Ho subito anche uno stalking da parte di un professore. Perché viaggiare 2 chilometri e mezzo da casa d'inverno, nella borsa, alla scuola, significava che le mani, la pelle, il dorso della mano,
diventava come la pelle di un rospo. E questo professore, non per colpa sua, ma era di un'estrazione, non riusciva a capire il mondo contadino. E io cercai di spiegare, perché lui mi disse: guarda che a scuola bisogna lavarsi le mani prima per venire a scuola. E io a spiegare che questo era il freddo. La mattina dopo, la prima cosa che piace a questo professore, mi disse: fammi vedere le mani. E mi mise alla gogna di tutti i ragazzi della classe. Fu un colpo tremendo per me. Poi mi rifiutavo di andare a scuola. Poi ho dovuto spiegare a papà, e papà disse: papà, ci vengo a parlare. E una mattina venne pure lui, chiamò la DRE allora, chiamò questo professore, non faccio il nome, e papà gli fece, mi ricordo, educatamente, una lezione di chimica. Quel professore, quell'anno, mi promosse. Poi abbiamo avuto la signora Agnese. E lì alla signora Agnese io scrivevo in dialetto, perché mi leggevo Modesto La Porta, insomma, era molto appassionato della sua ironia. E il compito, il tema che svolgevo, io lo portavo sempre una scrittura ironica, e questa professoressa ogni volta, quando riportava il tema, lo leggeva in classe. Però a me, nonostante mamma a Natale riportava uguale, ragazzi, l'uovo, faceva pure che sono fiadone e riportava. Nonostante questo, lei mi ha sempre rimandato all'italiano. Buono il contenuto, forma contorta, sempre. Però io ho scritto sempre in dialetto. Prossima lettura, Self. Il punto di contatto con me. Forma contorta. Però lo sappiamo che no didascalia, non bisogna mai spiegare più di tanto. Il selfie. Il selfie penso che sia la certificazione di un momento di solitudine. Eppure guardando Mara Venier, Domenica Inn, mi torna in mente che il figlio della Venier ha pranzato, cenato a casa mia. Così Tosi, Ficarra e Picone, Stefano Vigilante, Valeria Paniccia, Manuale dell'Attore, Carlo Alluffi, Massimo Sestini, uno dei più grandi fotografi italiani, ed altri. Ricordo, durante la trasmissione New, nei giorni che stavo a casa, arrivavano le telefonate dal capo degli autori per conoscere il pezzo della puntata. Carlo, sto tirando il letame da sotto i conigli. Gran risata da parte di Carlo Ruffi dall'altra parte del telefono. Non scherzare, come il letame! Era vero. La fortuna di avere i piedi per terra sempre. Così si vive. L'orgoglio di appartenere ad un mondo contadino. Sempre. Era sempre. Allora non c'erano... Non è che uno usava il bidente e poi dove cacca, è abbastanza complicato per la salute, no? Bidentare... Adesso è diventato di moda, tu non lo sai. Perché un momento di follia. No, adesso funziona così, nell'agricoltura evoluta, il terziario, adesso si fa così, perché no? Botto un bene e un colpo al selfie. Con la mano così. Sì, con la mano così. E allora adesso ti chiediamo che cosa ha rappresentato per te il mondo della notorietà e che cosa ha rappresentato per te il mondo contadino. E soprattutto perché non hai inseguito i palcoscenici, quelli più grandi del mondo. Partiamo dalla fine. Partiamo dalla fine. Perché avevo messo i conigli? Ho sempre creduto che i conigli mi potevano rendere ricco, visto che una coniglia fa 50-60 conigli all'anno, poi facevo i calcoli, non bisogna mai fare i calcoli. Perché non li danno mai? È che volevi fare un film con Jessica Rabbit, probabilmente. Con la Rabbit. Con la Rabbit. Però dai, fammi la domanda. No, perché, ripeto, che cosa ha rappresentato il mondo della notorietà per te? Che cosa ha rappresentato il mondo contadino? Perché non hai inseguito questo sogno più grande?
perché mi sono accorto che stare sulle stelle significava andare a cena, a pranzo, con gli autori, parlo di Gnu. E quando una sera io e Davide Dal Fiume, che è un comico di Bologna, di estrazione contadina pure lui, abbiamo pagato 45.000 lire, che stavano ancora in lire, per una mozzarella e un pomodoro. E Davide mi disse, senti, dove non è per me. E ho fatto, ma nemmeno per me. E da allora, siccome abitavamo all'albergo Villa Glori, di fronte c'era una pizzeria e noi a pranzo mangiavamo un piatto di pasta e la sera una pizza. Però siamo lontani da noi. Per seguire, cioè per fare altri programmi, bisognava mangiare, cenare, parlare con loro, seguire i programmi che avevano fatto loro. Ma questo non era per me, cioè non era possibile. E poi io avevo messo i conigli, me ne fregava poco della notorietà televisiva. Va bene, passiamo alla prossima lettura. Per fare l'attore bisogna essere sponsorizzati come i calciatori, e tale quale, lo stesso mondo. Cioè, non avresti avuto difficoltà a trovare uno sponsor, penso. Qualcuno rimproverò allora al partito di sinistra che non mi aveva sponsorizzato. Questo era un problema sociale, cioè, di appartenenza. Però io uno sponsor l'ho avuto, ed è Tonino Monte. Ah, Tonino Monte, che era qui allora presente. Sì, stava qua, forse non andava. Cioè. Allora era direttore del centro servizi culturali, mi faceva fare di tutto, mi pagava anche, lo dichiariamo adesso, è passato, è andato in prescrizione, mi pagava anche prima, passa a prendere perché c'era un bonifico, però ho capito dopo a che cosa servivano, perché veniva Piera degli Esposti o altri attori che bisognava pagarli, allora io facevo lo spettacolo. E con quei soldi che mi aveva pagato già prima, ci vieni da me perché bisogna pagare. Io non ho mai quantificato, ma anche perché me ne fregavo, non ho dato mai valore ai soldi. Adesso Maria, mia moglie, per fortuna, sa fare i conti. Ma di estrazione, il contadino, soprattutto la mia famiglia, non ha mai dato importanza ai soldi. Il contadino basta che mangi o che fa mangiare. Ma i soldi non erano loro, tanto che per comprare le sigarette a papà, il tabacco trinciato forte per papà. Sono valori che sono tornati in auge adesso, perché i valori essenziali della vita mai come in questo momento sono tornati ad essere apprezzati. Sì, ma tra parentesi io non ho mai fumato. Va bene, passiamo al teatro. Le conte, cioè c'è una terza via che è voluta oggi. Non c'è una parola che possa esprimere lo stato d'animo mio di ieri sera. L'inizio fu in una stanza piena di tavola, arche, piattanar, mezzola con sopra la conca, portafircini, telaio per la tessitura, ciminiera da lume, la finestra con lumicette e la porta divisa in tre ante. Ad un angolo avevamo messo due pertiche che reggevano un sipario. L'ufaccio lettone di nonna faceva da sipario. Il nostro teatro, il pubblico, le famiglie della nostra contrada, morge della penna. Ricordo la battuta più comica. Ai Dio, che bell'asino che sei tu. Poco tempo per capire che era talmente stupido e lontano da me il testo preso dalla letteratura. Cominciai a raccontare il nostro mondo con la nostra parlata, il dialetto arcaico. Non importa che mi dicano certe cose, non le ho capite. Importa che tu ti sia emozionato anche per quello che non hai capito. Sarebbe lungo raccontarvi le tappe. Tanto teatro, tanti testi non scritti ma recitati, tanta televisione, cinema e tanto altro.
Ieri sera con gli amici di Una Vita, il gruppo teatrale Preta Lucente, con Maurizio, caparbio e temerario, nonché grande attore e regista, ci siamo ritrovati al Teatro Maruccino di Chieti, teatro lirico, con una platea piena, col primo livello pieno, col secondo pieno, col terzo pieno, col quarto pieno. E sicuramente qualcuno che non c'è più bussava da lassù per un posto. Penso a mamma, che una mattina tra le lacrime mi disse: «Mingola da smettere! Non vedi che fa ridere la gente?» Grazie, mamma. È la più bella battuta comica che mi abbiano regalato. Ora lascio a voi, che avete letto o che avete partecipato ieri sera, a trovare una parola che racchiuda la mia emozione. Grazie. Guardate, questi testi sono difficile da commentare, ma anche fare delle domande dopo aver letto un racconto come questo non è semplice. L'unica domanda che mi viene è quella di chiederti: il teatro, cos'è il teatro per te? Beh, per me è stato tutto, ma non solo per me, per la Vallonia tutta, perché quando noi facevamo il Sant'Antonio, le carnevela, le contradanze, già era uno spettacolo. E tu ricordi bene, io non sapevo mai un testo, non sapevo. Però dopo facevamo tre case, perché Le Macchie era importantissimo. Alla terza casa, a Chitanarone, penso, erano tutti ubriachi, però lo spettacolo era già costruito. Il teatro è stato, ho detto questo perché? Perché col teatro noi abbiamo agganciato, abbiamo fatto un aggancio con la civiltà cittadina, cioè tutti i ragazzi, penso a Tommaso e a tutti gli altri, si sono associati a noi per fare questo spettacolo. Quindi è stato anche una rottura, un muro che si è rotto tra noi della campagna e quelli del paese. E grazie a loro resiste ancora, cioè siamo con qualche piccolo, non voglio dire che esiste ancora quella situazione, no, però non manca più questo, non c'è, forse non c'è. No, io ricordo. Però ricordo, a proposito di teatro, quando noi facevamo il Vazzottone, eccetera. Se ti ricordi, un anno abbiamo fatto un varietà, perché facevamo di tutto, abbiamo riproposto anche un Sanremo, che noi sentivamo, vedevamo alla radio. Ed io ho preteso di tutti a cantare una canzone. E io ho cantato Dimmi quando guardo di Tony Renis. Fine dello spettacolo, venne Sa Rosa Benigni, disse: «Sì, tu a far ridere, se non cambio, ma canta Lascia perdere, che se non perché ho smesso, non ho cantato». Adesso passiamo alla lettura di uno, forse, dei racconti più belli di questo libro, che è una testimonianza di un'amicizia vera ed è anche un bellissimo ricordo che Domenico ha di un ragazzo che ha incontrato, che purtroppo adesso non c'è più. Il titolo del racconto è Danilo. Ero lì, la ringhiera mi reggeva, soffocato dalla tristezza e da tanta gente. Pino mi ha salutato, credo di non aver detto niente. Mi ha stretto un braccio per iniziare un dialogo che non c'è stato. Il dolore genera retorica per dare una ragione a tanta tristezza. Ci siamo conosciuti dopo una tua telefonata. Mi dai una mano per Maiella Cabaret? Preso da una stima a prima vista, ho detto: «Certo».
Non abbiamo mai smesso di collaborare e confrontare. Si discuteva sui soprusi o bei gesti degli altri. Con psicologia e filosofia trovavamo sempre una diagnosi del tipo: sta male o sta bene. E giù una risata. Se la più bella espressione della democrazia, quella che non perde tempo ma si attiva per gli amici, per il sociale e tutti a seguire il tuo esempio. Quello che non riesco a cancellare è il tuo sorriso sincero, il tuo sguardo. Dicevi, sei il direttore artistico, in realtà avevi già fatto tutto e aspettavi solo la mia approvazione. Sono stato il tuo padre artistico e come ad un padre che si rispetta si fa partecipe per una conferma. Dissi a Maria, mia moglie, che Danilo è un ragazzo di 20 anni che ha la mia età. A tua zia Gianna che mi ha chiesto quando passerà questa tristezza. Passerà, passerà. Ma non finiremo mai di raccontare con orgoglio di te per sempre. Ciao Danilo. Chi era Danilo? Danilo è un... è un ragazzo che tutti vorrebbero come figlio, immagino, di una intelligenza unica, di un'attivazione sociale unico, politicamente impegnato. Non si faceva attività a Palombaro se non dietro la spinta sua. È arrivato anche a livelli alti, a livello politico, avevano dato anche degli incarichi, era un rappresentante dei paesi a livello europeo. Un ragazzo eccezionale, uno che aveva sempre il sorriso, che, come racconto, non parlava mai male di nessuno, era davvero un gioiello. Poi però, all'improvviso, dopo un paio di presenze in ospedale, poi rimandato a casa, finito il pranzo, andò a riposare, ma lui aveva un appuntamento alle 4, mi diceva la sorella, la madre, mi raccontò. E invece erano le 5 e poi si sono preoccupati per andare a svegliare. In realtà lui si era addormentato per sempre. Il rapporto con i giovani come è stato in tutti questi anni? Beh, è stato un rapporto di empatia sicuramente, di sorriso, cioè la mia ricerca continua di sorridere, di ridere, di far ridere. Questo credo ha creato tanto affetto, non spero, ma sono sicuro, da parte dei ragazzi verso di me, sempre. Così sono stato anche con i miei figli, così c'è lo stesso modo. Attività, sì, vabbè, poi anche mi sembra vantarmi per tutto così. Sì. No, didascalia. Sono 12 anni che insegno il teatro all'Associazione Orizzonte, che sono ragazzi autistici a Francavilla. E quando un ragazzo autistico, cioè le prime volte che andavo lì, non ridevano, non c'era un sorriso, mi scansavano. Poi man mano, creato questa fiducia, lui creavano anche un modo per farmi ridere, per darmi uno spintone sempre per scherzare. Cioè si era creato anche in loro la capacità di far ridere, di sorridere. E questa è stata una cosa bellissima. Ed era bellissimo quando uno di questi ragazzi, qualsiasi, riusciva a dire una prima parola. C'erano i genitori, c'erano i ragazzi che accudivano. Ogni volta che succedeva questo c'era un urlo,
generale, wow! Perché magari aveva detto pillola. Come ti chiami? Ombre. Cioè il fatto che cercavano una risposta e già era qualcosa di eccezionale. I risultati li abbiamo visti pure nella nostra comunità, perché i ragazzi che ha formato Domenico sono venuti più volte a Gesto Palena e hanno pure animato alcune iniziative, penso alla giornata dei diritti dell'infanzia, i risultati della bravura di Domenico anche a cimentarsi con qualcosa di difficile la dobbiamo tutti apprezzare tutti quanti, e quindi un applauso in più perché veramente sì, abbiamo fatto più spettacoli con loro, uno in particolare Lupo Pupo, che fu visto da un avvocato Pezzone a Piazzale Sirena, e c'era anche un vignettista con lui. Questi qua che hanno fatto? Hanno rubato questa attività, questo testo, e hanno fatto un libro, un libricino, vendevano a 7 euro. Sponsorizzati come animalisti. Siamo andati anche alla presentazione di un libro, cioè lo spettacolo, è stato fatto una presentazione di un libro di Lussuria a Roma. E ho detto alla direttrice, ma perché ti fai rubare, per non dire mi hanno rubato, perché ti fai rubare? Eh sì, ma loro ci mettono tanto impegno per farci fare spettacoli per tutta Italia, anche va bene. Però questo contributo sul libretto, secondo me, non andava, anche con tutto il rispetto per gli animali, ma non andava agli animalisti che prendono fior di quattrini in queste associazioni che magari non sanno nemmeno che cos'è il rispetto per un animale. Quindi da loro mi aspettavo un rispetto per questi ragazzi. Non sono polemico, scusi. Va bene. Sì, avevamo detto di non essere polemico. Non riesci a controllarti. Va bene, ci avviamo verso il finale. Con l'ultima lettura dal titolo Nonno e il bellissimo cane Carina. Che avevo completamente dimenticato. Al volo. Avevamo un bellissimo cane, Carina, che nonno odiava e senza motivo lo bastonava. Un giorno eravamo a pranzo tutta la famiglia, il cane sotto il tavolo in attesa di un avanzo, la mezza porta aperta per dare un po' di luce alla stanza. La porta era divisa in due altre e una di queste era divisa a metà, da qui la mezza porta. Sentimmo chiamare Marnego! Marnego! Oh Marnego! Era la voce di Maria, una donna rimasta vedova con 5 figli. Aveva un po' di difficoltà e nonna le metteva da parte un piatto di minestra. A questa voce Carina saltò la mezza porta e si attaccò alla veste di Maria e in poco tempo la denudò completamente. Alle grida di Maria tutti accorremmo. Fu la prima volta che vidi una donna completamente nuda. Sì, avevo visto a casa di nonno materno, al paese, da un quadro della primavera di Botticelli, le donne nude, ma senza semi coperte dai veli. Ma Maria era nuda, come madre natura l'aveva fatta. Nonna si affrettò a coprirla con la bandiera, con una seconda gonna che lei indossava sempre per precauzione, poi prese un bastone, bang, e bastonò Carina. Nonno, che aveva osservato tutto, chiese: ma perché stai a bastonare Carina? Nonna rispose: non hai visto quello che ha combinato Maria? No, ho visto, ma per una volta che ha fatto una cosa buona questo cane qua non è nel testo. Bravissimo. La scelta di questo racconto come ultimo racconto non è casuale.
l'ho scelto per mettere proprio in risalto la comunione che c'era in quel mondo, una comunione tra le persone e gli animali, le persone e la natura, la curiosità e l'apprendimento attraverso la natura delle cose essenziali della vita. La pandemia da Covid è servito fondamentalmente a questo, nel suo aspetto, diciamo, positivo. E adesso, prima di dare la parola a Domenico per concludere, voglio ricordare un bellissimo passo di Marcel Proust, tratto dalla Recherche, dai suoi 7 volumi della Recherche. E in uno di questi volumi Marcel Proust dice: non disprezzate la musica popolare, siccome essa si suona e si canta molto più appassionatamente di quella colta, a poco essa si è riempita del sangue e delle lacrime di tutti gli uomini. Per questo vi sia rispetto, il suo posto è immenso nella storia sentimentale della nostra società. E i sentimenti, come giustamente dice Galimberti, intellettuale, filosofo, psichiatra, eccetera, che tutti conoscete, si insegnano. E lui, rivolgendosi ai genitori, agli insegnanti, a tutti gli uomini possibili, dice sempre: insegnate i sentimenti ai ragazzi, perché i sentimenti vanno insegnati. E adesso do la parola a Domenico, anzi lo diamo a Peppe, che se vuole di come stare nel testo di Domenico dire qualcosa lui. No, per... no, è semplicemente impegnativo, perché non è il testo di un letterato che, insomma, ti lascia libero di interpretare, è comunque il testo di un attore, di un uomo di teatro. Adesso siamo è difficile, insomma, uscire e entrare. Tra di noi è sempre un po' complesso. Se fossimo a Volterra, che c'erano 15.000 nati e 15.000 abitanti, insomma, la situazione è un po' più agevole. Qui è difficile, perché ovviamente ognuno di noi conosce il dettaglio del quarto livello di racconto. Però comunque io a Domenico gli voglio bene, lui mi molto, la mia dura spesso quando mi incontro, volesse parlare la lingua, e io gli dico sempre, per semplificare, che lui sa che ho dei codici di memoria, gli dico no didascalia, cioè nel senso che non dobbiamo dare giustificazioni a nulla e dovremmo anche cominciare ad abituarci a non dare queste soddisfazioni. Domenico è un uomo di teatro che ha dimostrato la sua capacità, l'ultimo lavoro che abbiamo fatto insieme con il giovane Sideri. E qui non la polemica, ma il lancio, la prospettiva, anche la speranza che potremmo in qualche modo mettere in queste cose qua. Abbiamo lavorato con questi ragazzi preparatissimi, no? Dei professionisti. Super professionisti. E, però mi accorgo sempre, io dico pure a pescare, no? Io sono di campagna, dove vivi? Vivo in fondo all'ultimo sentiero della campagna. In realtà sono sulla 84, anche abbastanza fastidioso, vivi che passano tutti con i motorini e tutto il resto. Ma comunque non è come la Vallone, che è veramente, diciamo, profondo silenzio, e potrebbe essere, e ispira anche di più questo silenzio. Però dico, basterebbe un piccolo scarto di mezzo grado nella visuale, nella messa a fuoco, e dico sempre: pensare a queste cose come si pensa a dei salami, come si pensa a dei bulloni, come si pensa del rame, come si pensa agli acquisti dell'acciaio a Taranto, perché gli ultimi tempi, c'è gente che va sotto e sopra, anche a Taranto, che cosa fa? Si deve fare in Val di Sangro, no? La politica industriale sul rurale, in realtà bisogna fare magazzino dell'acciaio, perché non sapeva niente come sta l'acciaio e il ferro. Allora, prendere queste nostre attitudini, rendersi conto che
non dico per il teatro luogo fisico, dire seriamente che siamo, come scrissi in un qualche testo divulgativo, siamo al centro della lingua. Cioè siamo al centro della lingua abruzzese, quindi siamo al centro della lingua post-sannitica, al centro del Mediterraneo, dove ci sono le sorgenti, dove non sappiamo più dove sta la sorgente. Forse retoricamente usiamo questa leva di Finamore, una volta Flaiano, ma non seriamente. E poi dopo vi racconterà lui pure qual è la mia visione di teatro, che è un po' devastante, però se riusciamo a beccare qualcosina su quella roba là sarà un grande colpo. Ripeto, per la tremilionesima volta, alla vostra volta, alla mia volta, almeno considerare questo tipo di produzioni, perché di produzioni si tratta, cioè Vincenzo, la presidenza, anche il sindaco. Allora, avere un orizzonte di tenere il teatro e tosta, sì. E ma vedi come va? Il teatro va aperto alle 8:30 la mattina. Vedere come si deve fare e cercare di capire che lui è un senatore, un attore. Ma come ci hanno trattato i ragazzi, Paola, si deve dire? È incredibile, come se tutte le grandi regole, quelle di Belluno, quelle di Guardanova, quelle di Pontedera, delle grandi scuole teatrali italiane, si riverberassero nell'ultima ora. Tutti i ruoli rispettati, tutto preciso, nulla da invidiare a teatri che pure abbiamo visto di Milano, di altri. Tutto rispettato, tutto nella norma, pur essendo l'ultimo giovane regista che ci ha accolto, nipote del vecchio Sideri, caduto in disgrazia. Il gesto, nel silenzio. Bene, okay. Questo è qua. Diamo la parola a Domenico per concludere questa bellissima serata, obbligandolo anche ai ringraziamenti di Ito. Buona serata a tutti. Allora. No, però non si è capito. Ricomincio da qui. Ah no. No, la sua serata. Non ho meglio registrato. Hai capito? Non ho capito però. La soluzione di X per il teatro. I nostri incontri avvengono all'Eurospin. Al supermercato. Sì. Al mercato. Sì. Sono due esperienze. Non c'è. Si va per il metro del lui. No, ma ci incontriamo anche da in latteria. No, ma per dire per la volta come stiamo nel mercato. Sì, ho fatto una gara perché il mio consorzio c'è il supermercato. Cosa da poco. Ma era per una. No, ma sono io che gli do convegno. No, si per scrivere. Il convegno quando vado a comprare le sigarette, lui dice sono qua in giro, noi ci vediamo là, non sapendo che fare, adesso vi racconto, diciamo, entriamo qua dentro, perdere tempo. In realtà poi non ho fatto nessuna spesa. No, nessuno. Lui mi fa, per risolvere il problema del teatro, ci dobbiamo mettere io e te, Domingo, sai che facciamo quel bellissimo teatro che avete voi a Gessobalena, noi ci mettiamo sul palco, ci mettiamo nudi, io e te, poi facciamo aprire il sipario. Quando ho detto facciamo aprire il sipario, mi sono vergognato. Così. Intanto la fila all'Eurospin si ingigantiva. Insomma, la soluzione. Queste performance, me l'ha ricordato adesso Peppe, le fa una bellissima donna che si chiama Marina Abramovic. Sì, ma lei è una bellissima donna, ma noi due maschi, brutti pure fisicamente. Ma molto brutti, una cosa brutale. Sì. Poi io ho detto, ma dopo queste due ore che noi facciamo aprire il sipario, che succede? Questi due uomini brutti. Che no, la trattata è che lo volete
No, vabbè, sì, qualche volta sì, per rifare faccia all'Abramovic, sì, bisogna starci una settimana. Questa è una fortuna perché il pubblico non viene notte e mezza. Dice, poi che facciamo, Beppe? Niente, poi dopo due ore noi siamo così in silenzio. Assoluto silenzio. Per i minuti. E alla fine facciamo tutto il sipario e ci però io voglio dire come è nato questo libro, è nato dalle mie passeggiate, camminate nella Vallonia, perché quando non si poteva uscire a vista, se no i io andavo per la Vallonia. Dopo una settimana mi arriva un messaggio una sera della Comar Giuseppina, diceva comba, ne più per Vallone perché è tornata la Pantera. Ora dovete sapere che la Pantera da noi veramente c'è stata sette anni fa, si dice, ma chi l'ha visto? L'hanno visto. È stato pure intervistato qualcuno sulla Pantera. Ma dove andava attorno alle tue coniglie? Aveva capito che c'era la questione. Però la Pantera è tornata quest'anno perché torna, e poi c'era un servizio anche perché dopo si era spostato a Isernia, Maria visse la vita in diretta e quindi questa valora che la Pantera c'era. E la Pantera torna sempre dove mangia, e a Vallone si mangiava perché Angelo cucinava in continuazione. C'ha le invite di pane, pizza fritta napoletana, vabbè non lo dico, intendo più mangiare. Però queste camminate, questo mi diceva Aurelio, perché io non riuscivo a spiegarmi che ogni camminata tornavo con un racconto, 25 dicembre la prima camminata, e naturalmente questo racconto la sera io passavo al Palio di Maria. Maria, mia moglie, non Marie, mia sorella. Perché c'è una differenza tra Maria e Marie. Marie, come nasce questo Marie e Maria? Perché quando io mi sono fidanzato con Maria, mamma, a mia sorella chiama Marie, invece la mia fidanzata Maria. Però a Maria leggevo il racconto che avevo scritto e lei approvava, cioè doveva sempre approvare, poi Angelo faceva la trascrizione col computer. E il 20 marzo ho consegnato ad Angelo tutti i racconti che poi lui, con una scaletta, poi l'ha pubblicato durante... bisogna trovare i soldi per pubblicarlo perché non è facile pubblicare. Poi con le case editrici di qua, che insomma per noi era impossibile. Allora Maria intervenne, lo finanzio io. Però non è che lo finanziava per amore, è perché pensava di avere un ricavo. Non avete letto, però c'è un racconto che riguarda le mie camminate, perché poi mi sono spostato sulla provinciale, pensando che la Pantera sulla provinciale, sì, non conosceva, è stato ascoltato, con una mazza, che a Maria io hanno cominciato a dire, ma perché Big va in un bastone, che fa anche... Io la Pantera non è male questa storia, io la Pantera sì. È una bella storia. Che ha fatto? Non si sente buono, la gruppa Storm, però in realtà era per combattere contro i cinghiali, contro le pantere, contro i cani randagi. Ma a macchie mi aspettava il cane di Gasperino, Athos. Quindi facevamo un trio, mi aspettava, io dovevo fare la carezza, se no non si spostava, e poi partivamo insieme, il cane, io col bastone, e le macchine che salutavo. E ognuna di queste macchine, chi è,
Allora, per evitare brutte figure, c'avevo il bastone, Athos, e la mano così per salutare. Per il freddo si venne troppo nitrito, sembrava una benedizione. Come usa il felubbedente, guarda. No, pensate, ecco San Rocco. Come la figurina che ce la mano su Colombo. Ecco la pantera che... Sì. E tornando a casa, mi accorgevo che facevo la pipì. Sembra lo stesso posto, però non la usavo come i cani, come gli asini. Lo facevo a memoria. E questo mi ha consolato molto. Una volta pubblicato il libro, perché Angelo ha fatto il suo bellissimo lavoro per pubblicarlo, ben impaginato, il finanziamento di Maria, e poi sta ai risultati. Si comincia ad arrivare dei risultati. È scorrevole, per molti era scorrevole. Poi arriva la recensione di Dante, perché è partito il libro, hanno cominciato a richiedere questo libro, poi altre recensioni. E quindi io devo ringraziare Angelo in primis. Maria per il finanziamento interessato. La bellissima recensione di Dante che ha dato il là e per il bel lavoro che ha fatto, ieri, pensate, non è, aveva già letto il libro, ma ieri sera non è venuto a una cena per continuare a studiare. A differenza di me, ogni recensione che arrivava mi succedeva questo, ma fammi andare a vedere, c'è scritto, che c'è scritto, cioè era per me una meraviglia ogni volta. E Maria mia sorella, e poi chiudo con i parenti, mi arriva una telefonata: ma si è scritto un libro? Sì. Ma scusi, solo tua sorella o no? Certo che sei mia sorella. E beh, io tengo a sapere, la nostra cugina che sta a Lione in Francia, e tu ci hai scritto un libro. E vabbè, Maria, non ho avuto l'occasione. Ma come non ho avuto l'occasione? Solo o no tua sorella? Sì, Maria, ma lo sai, ci vogliamo bene. Vabbè, allora mi faccio una cosa, vengo a prendermi il libro, te lo pago e dopo me le leggi. È venuta la mattina, si è preso il libro, io ho pensato questo, sicuramente non se le legge, ma la mattina dopo mi ha telefonato, mi ha detto, senti, io non so se riesco a leggere il suo libro fino alla fine. Dice, vabbè, Maria, se ti piace lo scegli. No, no, che si capisce. E che ogni racconto, i piani, read, piani, read, piani, quindi non so se riesco a arrivare alla fine. Voglio ringraziare tutti gli amici che sono venuti questa sera, perché sono sicuramente tutti, li conosco ad uno, mi hanno voluto bene sempre, credo lo stesso bene è stato contraccambiato da me verso di voi. Sono venuti da fuori, non da Gesù Palena, anche da fuori. E quindi questo mi gratifica molto. Uno deve darsi anche un certo tono, valore, senza però suscitare invidia o gelosia, come diceva quella frase. Quindi vi ringrazio davvero da fratello, da amico, da padre per quelli che sono più piccoli, sperando di regalarvi un sorriso ad ogni racconto. Ah, grazie. No, no, non sta qua. Grazie a Mario. Mario mi manda un video. Hai fatto ridere nonna, perché dopo un momento brutto, perché era morto il nonno. E lei, quando c'è? 83 anni, e a ridere, e si è letto il libro in un pomeriggio. Anche un'altra, la mamma di Elena, la stessa. La mamma di Elena si appaccia, la cuoca, che ha detto a Maria, Antonietta,
ma riferite Marie, che tremante per l'emozione, di a me che scrive un altro subito. E il 14 aprile uscirà un secondo libro. Perché il 14 aprile? Perché io mi faccio un regalo, faccio il compleanno. Sì. Però per il lockdown. Comunque grazie davvero, e sicuramente il prossimo libro. E questo libro ve lo consiglio perché l'ho letto pure io. Ha toccato pure un momento intimo, perché durante il Covid purtroppo abbiamo perso nonno, e il primo sorriso di nonna è venuto dopo la lettura in un pomeriggio del libro di Domenico, quindi è un libro che in qualche modo va a descrivere quelle che sono pure le origini contadine della mia famiglia, e quindi pure per questo motivo sono legato a Domenico. Ringraziamo te Domenico per averci regalato questo pomeriggio, ringraziamo Dante, ringraziamo Peppe, Angelo, te ringraziamo perché non hai fatto nulla, quindi è nulla. Io volevo invitarvi, il prossimo fine settimana avremo Stefano Schirato, che è un giornalista freelancer che collabora con varie testate internazionali, e presenterà qui il suo libro. Stefano, che abbiamo potuto intercettare grazie al nostro Maurizio Melchiorre, perché ha fatto un servizio proprio sulla vicenda che ha interessato Maurizio, e quindi siamo ben lieti di ospitarlo al Gesso Varena. Vi invitiamo tutti quanti, il nome, quindi domenica prossima alle 21, sempre in piazza dei Marino Turchi, per la presentazione di questo libro che, guardate, vale la pena veramente ascoltare, ma soprattutto guardare, perché ci mostrerà quello che sono vari reportage che ha fatto nel mondo. Io ringrazio tutti quanti per la partecipazione e buona serata a tutti. There you go.